biografo ufficiale di Nicola Pietrangeli. C'è Crosa che deve scappare, però. Grandissimo, vero? Deve scappare, Nicola. Scappa. Scappa, via. Un cantatore più un tennista. Grazie infinite, Giacomo. Da uno sport all'altro. Foto anche, no? Ci mancherebbe. Possiamo fare una cosa? Certo, prego. Sfiguro. Grande appassionato di golf, Gianni. Sì, io. Grande frequentatore del Marco Simone. Assolutamente sì. Beh, poi adesso c'è un campo che diventa santuario. Io ho avuto la fortuna nella mia carriera professionale, ma non solo, di andare a vivere la Ryder Cup in uno dei santuari, a Belfry, 2002. Sono stato invitato, non chiedetemi perché, ma mi hanno invitato. Quindi ho visto questa Ryder Cup a bordo ferri, non di dietro dove ci sono quelli col cannocchialino che non vedono niente. Quindi è stata un'esperienza molto bella, fra le tante manifestazioni che io ho seguito di vari sport e giro per il mondo, sicuramente una che mi ha colpito per l'atmosfera, non tanto per il campo. Per il campo dicevo, si vedevo Tiger Woods, quando era Tiger Woods, giocare il ferro a 2 faceva 300 metri, c'era questa mitica buca 10. Che a un certo momento tiravano il drive per fare la conoscete, poi tu ci hai giocato, no? Ci avete giocato, che si arriva qui, quindi tutto il pubblico, io immaginavo la gente alla buca 16 qua, stavo pensando qualche pazzo 22 vuole arrivare con tutta l'acqua che c'è, diventerebbe la buca 10 di Belfry. Però dicevo, non è stato tanto il campo in quanto tale, perché nemmeno mi ha questo campo di Belfry, ma era l'intorno, era tutto quello che era l'organizzazione della Ryder Cup, l'atmosfera che intorno a questa clubhouse country, molto, molto inglese, potete immaginare, roselline, tutto bello, eccetera, eccetera, era l'atmosfera che era stata creata intorno. Quindi il campo c'è, l'atmosfera, qui siamo in casa di persone che l'atmosfera la sanno creare, e quindi la scelta è molto giusta. Diceva giustamente la signora Biagiotti prima di fare sistema, io di questa parola ne ho sentito tanto in convegni, tra le tante stupidaggini che faccio sono alla giunta di Federturismo di Confindustria, e di questo facciamo sistema ne sento molto parlare, ma in modo concreto non ho visto sempre fare molto poco. Io, qual è il contributo che io posso dare a questo vostro sogno? Sempre tante stupidissime cose. Nel 2015 il presidente lo sa, vi dico, modi cronaca, esiste in Europa, e non tutti lo sanno, la cosiddetta European Federation for Company Sport, ovvero tutte le più grandi industrie, banche, finanza, qualsiasi tipo, ha una federazione europea che fa fare e organizza i giochi per tutti i loro dipendenti, dai manager agli operai e agli impiegati, come è giusto che sia. Riccione ha vinto la candidatura a Parigi 2 anni fa, e nel 2015 c'è questa manifestazione che vede 25 sport, tra questi il golf. L'ultima edizione è stata fatta a Praga e c'erano neanche 200 giocatori. Tra le tante stupidissime cose, io sono il boss di questa organizzazione. La prima volta nella mia vita che sono un boss di qualcosa. E c'è il golf. Io già adesso sono a quasi 300 iscritti rispetto ai neanche 200 che c'erano a Praga, e ci sono da tutta Europa, c'è dal direttore generale della Boeing al presidente della Philips all'amministratore delegato della Deutsche Bank all'Airbus, ci sono tutti questi signori. Io quello che posso dire, siccome fare sistema vuol dire far conoscere qualche cosa, la Vigna hai 3 campi, perché se ne avevo 4 probabilmente avrei occupato anche tutti i 4 campi, ma qui purtroppo è un po' lontano rispetto a Riccione. Però tu hai 3 campi a disposizione per fare, ci stanno persone molto importanti, ho detto io, no? Allora voi pensate a un nome di un'industria e lì è presente. Quindi nel golf c'è una presenza di un certo livello di qualità, se può essere utile fare sistema e comunicare il fatto della candidatura del Marco Simone a tutte queste persone da tutta Europa che vengono a giocare, bene. Tra parentesi conosco qualcuno di voi,
c'è anche qualcuno che è imprenditore, quasi imprenditore, più o meno lavora. Se vuoi, io ho riservato, dovete sapere una cosa curiosa, te lo dico per te. Allora, fino all'edizione di Praga nessun italiano ha mai partecipato alle gare di golf. Per cui questi della Federazione Europea, qui il presidente è un tal Besseret che è nel Consiglio di amministrazione della Banca di Francia, e il segretario generale è probabilmente uno degli uomini più vicini alla signora Merkel, perché non ho capito bene se parte dei servizi o roba del genere. Comunque, non avendo mai partecipato all'Italia, hanno detto allora noi diamo le quote di partecipazione alla gara di golf in funzione della presenza dei paesi. E ho detto cavolo, beh allora gli italiani non partecipano. No, allora io ho riservato un certo numero di posti in questa gara, è un campionato europeo, io ho già gli handicap e c'è gente che viaggia tra l'1, il 2 al 36, quindi ci sono un po' di tutti, ma c'è anche gente forte. Se qui ci fosse qualcuno che vuole provare a vincere un campionato europeo, in un modo o nell'altro si mette in contatto con me o va sul sito, perché c'è tutta una manfrina dietro non indifferente, vuole vedere se può essere degno di un campionato europeo, gli European Company Sport Game Riccione 2015 sono a disposizione della candidatura del Marco Simone e del golf italiano, come sempre il mio amico Franco Pimenti sa. Tutto era qui. A Riccione mi sembra di capire, no? Facciamo i biglietti e partiamo, assolutamente. Ecco, allora io volevo lasciare la conclusione forse all'uomo più amato dello sport italiano, sì, non solo. Onorario, ma è comunque secondo me è presidente dello sport italiano in generale, come il migliore ambasciatore nel mondo. Abbiamo anche, scusatemi, va via la voce, abbiamo anche una giovane leva, qui portabandiera fantastica. Grazie. Allora, volevo rassicurare Franco Chimenti che dopo quello che ha detto il sindaco possiamo aver paura della Spagna e della Francia, ma per carità di Dio, hai capito che succede qua? Non c'è trigo per gatti proprio. Quindi questo poi sta a voi, immagino, la parola. Io sono di Laura che io mi ricordo quando ci si spogliava al castello. E non c'era neanche, c'erano 4 buche, 5 buche, quindi io poi quando l'ho visto veramente nascere. E naturalmente quando poi Laura Lavigne e anche Fabio mi hanno chiesto di diventare presidente onorario, io non sapevo cosa rispondere se non sì, perché non si può, a parte a Laura è difficile dirgli di no. Ma a parte questo, naturalmente noi siamo tutti contenti se veramente questo avvenimento. Io ho partecipato a un altro tipo di Ryder Cup, che è la Coppa Davis, più o meno siamo lì, anche se si gioca tutti gli anni e non si gioca, diciamo, in una settimana, si gioca durante, non dico tutto l'anno, ma quasi. Quindi io capisco quando si dice il golf è un gioco singolo, ma il momento che si va in squadra cambia tutto. È come il tennis, uguale, è un gioco singolo che vuole imparare a stare in squadra, basta veramente guardare cosa succede durante la Ryder Cup, che dura una settimana, e la Coppa adesso dura un po' di più, ma fateci caso, quando finisce un incontro, vince uno dei giocatori della squadra, tutti gli altri saltano in campo, cosa che non esiste, perché io dico sempre dal punto di vista tennistico, se Fognini, oddio, Fognini, non bisogna bestemmiare in chiesa, Fognini battesse Federer a Stoccarda, vabbè, bravo Fognini, solamente gli appassionati, ma se Fognini batte Federer in Coppa Davis, sta in prima pagina su tutti i giornali,
E io sono sicuro che se, come speriamo tutti, la Coppa, la Ryder Cup potesse venire in Italia, e naturalmente qua, e secondo me se ne occupa anche il più umile dei lavoratori, perché il facchino della stazione si interesserà della rete. Quindi non c'è dubbio che se, a parte il simpatico Renzi, ti dovesse dare i soldi, perché gira, certo la Germania, vabbè, vediamo. E forse si rende, spero che si renda, come dici tu, Franco, si renda conto dell'importanza della cosa, perché non è più una gara di golf. Questa è una cosa, è una risonanza stramondiale, perché se ne occupano tutti. Quindi forse tutto quello che ha detto lui non basta, bisogna fare qualcosa di più, non so che cosa, non mettiamo più. Comunque, grazie Laura di avermi dato la parola. Franco, tieni. Sì, perché mi voglio legare a quello che diceva Nicola, la linea nei nostri programmi sono queste dichiarazioni da parte di un campione planetario come Nicola, che dobbiamo abbiamo bisogno di lui, dice quel qualcosa in poi più. Insieme a Nicola, se c'è la Gambassi, che è bellissima, oltre che essere una grandissima amica, anche Serena Rossi, guardate che parterre che c'è stasera, qui a Marco Simone, diciamo che la squadra è pronta, ne abbiamo veramente, copriamo tutte le discipline, il team è pronto. Allora intanto, ecco, dice raccontaci quanti lo guardano in televisione, intanto vi faccio piacere, vi dico, prego, quanti lo guardano in televisione? Dunque, vi dico intanto una cosa, che il club è stato prescelto perché ci saranno, si prevede 1000 bus, ma 1000 insieme, non è il bus che prende, va via, 1000 bus e 30.000 macchine, così si capisce perché è stato prescelto un chiaro presidente. Lei dice che sarà raddoppiata la... Esatto! Sai quanto si deve passare su 1000 bus e 30.000 macchine, sì, tutto al giorno. Ci abbiamo... Io faccio il parcheggiatore. Ci faccio le imprese di macchine. Diventi ricco. Viene visto da 1.500.000.000 di persone. Nel mondo. E come viene visto lo spettacolo, verrà visto anche Marco Simone se vincere. Per cui vi ringrazio molto e noi scappiamo. Andiamo a brindare, facciamo una foto tutti insieme anche con Margherita Gambassi, con Serena Rossi, Lavinia, facciamo la foto finale prima di continuare poi ovviamente festeggiamenti. Consigliere? Io, certo. Presidente Antonio. Io intanto racconto stasera a tutti, non faccio la Antonio, capitano, certo, Antonio. Io mentre noi ci facciamo una foto, intanto vi ricordo che poi non finisce qui naturalmente la serata al Marco Simone, adesso ci sarà il cocktail, nel corso del quale sarà possibile acquistare e consultare già le previsioni per il 2015 di Antonio Capitani, che poi nel corso della cena entrerà nei dettagli del nuovo anno segno per segno, quindi mi raccomando. Poi avremo la cena naturalmente, si proseguiranno i festeggiamenti nel corso della serata, domani qui a Marco Simone la festa dei bimbi del Kids Club con il Christmas Party del Kids Club, poi Capodanno, sarà un Capodanno veramente spettacolare insieme qui al Marco Simone, quindi mi raccomando non prendete impegno ovviamente, tutti qui a Capodanno e poi ancora veramente tantissime iniziative e auguri!